meet you, where you been. I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Camera Nazionale della Moda, Milano Moda Uomo, sono più di 40 le sfilate che saranno presenti in questa nuova stagione 2015-2016, quindi showroom, eventi e tanto altro ancora. Slisti internazionali firmati Made in Italy, li troviamo proprio qui, andiamo a vedere. E per l'uomo, grande attesa per la sfilata di Cornelliani, siamo nel backstage, quindi grande preparazione, grande attesa per questo uomo classico come Cornelliani, appunto, che sappiamo si contraddistingue da sempre per la sua eleganza. Clap, clap, clap. Yeah, yeah, clap, yeah, clap, yeah. Clap, clap, clap. Yeah, clap, yeah. Cornelliani, marchio storico, ma soprattutto Made in Italy. Poi quest'anno, insomma, questa stagione viene vestita in modo particolare, un uomo che diventa principe. Mi piace molto questa cosa. Sì, ho voluto sviluppare, l'ho chiamato un po' un giovane principe, perché è un personaggio sofisticato, nobile nell'animo, nobile nei modi, molto... che ama la ricerca dei dettagli, dei particolari, materiali molto preziosi, però è giovane, ha un approccio disinvolto, un approccio molto diretto, vuole un modo di vestire un pochino più easy. Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go. Ennio Capasa, alta formazione, le belle arti di Milano, insomma, diciamo, un designer conosciuto in tutto il mondo, speciale perché oggi ripresenta gli angeli. Dici che il mondo probabilmente in questo momento più che mai ha bisogno di angeli, e tu l'uomo lo vesti così. Sì, sai, angeli è un po' una state of mind, dicono gli inglesi, no? C'è più un'emozione. Più bello vestire l'uomo o la donna? Ma credo che la moda si esprima, come dire, esprime la sua bellezza in tutte e due le forme. L'uomo è in qualche modo è più semplice ma più difficile da creare, perché ha delle regole, come dire, molto più rigide. La donna è più libera, per cui è più divertente creativamente, e in qualche modo, perché è così creativa, è anche più facile da fare. Incontriamo anche Stefania Rocca. Sono anni che seguo Costume Nazionale. La prima volta che credo di averla indossata è stata la prima volta a Cannes nel 1996. L'altro ieri. Sì, esatto. Per cui sono tanti anni che lo seguo. Poi la vita ha voluto anche che, oltre a seguirlo come fashion victim, sono diventata anche addicted di mio marito. Tu hai un look impeccabile, sei bella come sempre. Il tuo colore preferito è il nero? Non si vede? Sì, si vede, dico, ma lo usi costantemente sempre? Sì, purtroppo lo uso anche d'estate, mi costringo ogni tanto a prendere delle cose nell'armadio, bianche, rosse, blu, oltre non vado, però poi alla fine anche d'estate mi vesto di nero, quindi non c'è verso, è inutile, mi piace. Perfetto, il nero è un colore, direi, se diamo un'occhiata, direi che sta bene a tutti. Grazie, grazie davvero. And I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't. Nasce come velina, oggi una blogger affermatissima. Lei è Elena. Ciao Elena. Ciao.
Allora anche tu qui ovviamente per vedere come l'uomo andrà a vestirsi. Tu intanto devo dire tutta colorata, finalmente un po' di colore, ho visto tanto nero. Sì, quest'inverno ho visto anch'io tanto nero, ma soprattutto oggi ho visto tanto nero, quindi ho detto meno male che mi sono vestita colorata, così almeno mi distingo un pochettino. Così almeno fai pandan con i tuoi occhi. Elena, come ti piace l'uomo? Sì, qui siamo in diretta, quindi gente che va, gente che viene. Come deve vestirsi il tuo uomo ideale? Beh, il mio uomo ideale si deve vestire come il mio fidanzato. Beh, il mio fidanzato fa il sarto, insomma, una sartoria, è un designer, quindi ama molto i completi sartoriali. Si veste, diciamo, in un modo un po', tra virgolette, antico, però è comunque un classico che non passa mai di moda. Quindi il classico completo, giacca, cravatta, deve essere un classico, però tutto sartoriale fatto a mano, perché no, le cose made in Italy assolutamente, e poi fatto tutto a mano. 2015-2016 ha aperto le porte alla grande, tantissime le sfilate. E prima di tutto il mio ruolo è importante perché rappresento un settore importante degli importanti stilisti. Per quanto riguarda appunto questo avvio d'anno, possiamo dire ogni bene. Pitti è andato molto bene, noi ho l'impressione che andremo altrettanto, se non ancora meglio. Perché? Perché oltre a rimanere l'eccellenza nostra manifatturiera, grazie al cambio che si è modificato sostanzialmente, quindi oggi abbiamo un euro dollaro sotto 1,20, siamo più competitivi e quindi buyer internazionale, quindi possibilità di incrementare ulteriormente le nostre esportazioni. John Richmond, per lui essere eleganti oggi vuol dire essere trasgressivi? No, no, this is, questo è un uomo in elegance extreme, sartoriale. Questa collezione, il punto più importante è l'abito. L'abito, la camicia, la cravatta, le calze, la lunghezza di pantalone, le scarpe, classic but un po' esagerato. Ok, il tuo colore preferito? Nero. Pazzeschi, bellissimi, giacche, e poi vabbè, le giacche in pelle, quelle tutte colorate, nere, le indosserei tutte. Ma era uomo? No, ah no, era sfilata uomo. Avrei messo tutto quello che ho visto. Ora siamo pronti per vedere la sfilata di Ermanno Cervino, quindi mi raccomando, continuate a seguirci.
dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Cos'è la moda? Che cos'è la moda? La moda è tutto, è colore, passione, ricerca, amore, devozione e passione. Sommes-nous admirables, des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai... Beckenbergs, fisicità, dinamismo e soprattutto tanta energia. Questi sono gli elementi, la chiave per Sport Future, ciò che va a caratterizzare questa nuova sfilata con tanti accessori, borse da palestra, zaini, zainetti, tutto ciò che insomma rende un uomo sportivo ma sempre con un'altissima classe. Papà, ute, ute, papà, ute, ute.